Quindi viene il tredicesimo di questo gruppo tra gli uomini della UAE. Vi do la composizione del gruppetto. In questo momento davanti si trovano il numero 3 Carapaz della Movistar, il 62 Ackermann della Bora, il 67 Schwarzman ancora della Bora, l'81 Viviani con il compagno Seneschal. Subito dopo troviamo De Mare, Guarnieri, Iwan e ancora Roglic, Van der Sande, Coppi, Marcato, della UAE. Adesso la mette giù dura Marco Marcato, signori, siamo a un chilometro e 700 metri dalla conclusione. Spallate tra Carapaz e Selig, ancora spallate. Due di fila per questi due corridori, uno e mezzo all'arrivo. Diego Ulisse, il capitano della White Team Emirates. Se Frascati c'è, questo è il momento di fare un applauso. Si è staccato di Viviane, parte Valerio Conti, il laziale Conti, che è a lungo quello di Conti. Bella l'azione della UAE con Conti. Conti che è in posizione da gregario per Diego Ulisse, attenzione. Tardato anche Fernando Gaviria. La situazione in questo momento a 1-2 dall'arrivo, vede Conti davanti. Ulisse che è il favorito numero 1 a questo punto. E c'è Urias Seneschal, mentre Viviani non riesce a rientrare. Ha tardato Elia Viviani, il campione d'Italia. Facciamo un applauso a Elia, qui dalla zona d'arrivo, se lo merita Elia. Valerio Conti si alza sui pedali, attenzione signore e signori, in questo istante un chilometro alla conclusione. Valerio Conti sta facendo il lavoro per Diego Ulisse, che è il capitano della UAE Team Emirates. Attenti anche a Florian Seneschal, attenti a Roglic che è in quarta posizione, davanti a Luigi Carapaz. È rimasto davanti anche Jacopo Guarnieri, Pascal Ackermann, come di capire chi è Rode Mario, invece l'uomo della FDG, abbiamo visto anche un uomo della Lotto Sudal. Siamo ormai in prossimità dello sprint, attenzione, 600 la confusione, si guardano, c'è anche Caleb Iwan, attenzione, Iwan e Ackermann sono i due velocisti, ma c'è Diego Ulisse, attenzione, sta per essere lanciato lo sprint con Valerio Conti davanti. Cominciamo con l'applauso, amici di Frascati. Conti che aumenta l'andatura, tocca spalancata. Questo è il Giro d'Italia, signore e signori, che spettacolo! L'allungo di Carapaz, parte Carapaz, è l'uomo che non ti aspetti, parte Carapaz dall'Equador, nessuno va a chiudere contro lo scalatore, incredibile l'allungo di Carapaz, si guardano, non c'è nulla da fare, aspetta, Carapaz se ne va! Carapaz se n'è andato e ha guadagnato 50 metri, è un uomo che arriva dall'Ecuador, è l'uomo dell'Ecuador sul quale cerca di rilanciare Caleb Iwan, poi Diego Ulisse, Carapaz ancora davanti, attenzione, esce Caleb Iwan, ma Carapaz è solitario, signori e signori, è Diego Ulisse, che finale, poi anche guarda, Seneschal, la maglia rossa di Primoz Roglic. L'arrivo di Valerio Conti, marziale, fantastica, la sezione del finale. Una rimanenza, ha chiuso il battello con all'interno anche Alexis Guillermo, chiudo Sivakov. Quando ci sarà l'arrivo i due uomini della Education Forest, arrivano Dorosky e Campi. E qui la grande finale numero 138.